Ciao bambini, ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi sono qui con voi nuovamente per realizzare un nuovo lavoro insieme. Questo lavoro, bambini, oggi consiste soprattutto nell'applicare una tecnica nuova ad un lavoro. Questa tecnica che utilizzeremo oggi insieme è una tecnica che è intitolata la tecnica del quilling, o meglio, anche del filigrana di carta. Adesso vi faccio vedere il lavoretto che ho realizzato per voi e ovviamente vi spiego in che cosa consiste questa tecnica del quilling, che è proprio questa qui che vedete. Questo non è altro che un prato con dei fiori, come vedete, in modo tridimensionale ed in modo così tutto, diciamo, tutto a tutto tondo, diciamo, quindi tutto arrotolato. Infatti è proprio questo. La tecnica del quilling, appunto, come ho detto, del filigrana di carta, consiste nell'avere appunto queste striscioline di carta e arrotolarle su se stesse, quindi appunto nel modificarle, nel arrotolarle e poi di conseguenza nell'incollarle insieme in modo tale da creare, da realizzare dei disegni abbastanza, diciamo, particolari o anche delle piccole opere d'arte. Allora, oggi, bambini, infatti, come vi ho fatto vedere, voglio proprio realizzare questo prato con questi fiori utilizzando proprio questa tecnica del quilling. Allora, che cosa ci serve per la realizzazione di questo lavoretto? Innanzitutto di queste striscioline di carta, ma che possiamo procurarci tranquillamente da dei rotoli di carta igienica, quindi recuperate più rotoli di carta igienica che potete per realizzare questo lavoretto. Quindi, dopodiché, una volta che abbiamo in mano questi rotoli, dobbiamo tagliare da questi rotoli delle striscioline di almeno 1 centimetro di, diciamo, di come appunto come grandezza. Quindi dobbiamo segnare questi piccoli trattini su questi rotoli di carta igienica che possiamo benissimo schiacciare in questo modo. Ovviamente il rotolo lo schiacciamo in questo modo e quando vediamo appunto, quindi segniamo questi trattini qui che passa ovviamente da un tratto all'altro 1 centimetro, possiamo tagliare. Quindi vi faccio vedere in questo modo. Ecco la prima strisciolina, la seconda strisciolina e la terza strisciolina. Io, bambini, li sto tagliando semplicemente tre, anche perché ne ho già ritagliati altri che ci serviranno ovviamente per il lavoretto, e voi dovete fare così per almeno 2 rotoli, fino ovviamente a tutti quelli che poi ci servono, perché possiamo anche non utilizzarli per forza tutti. Una volta che realizziamo appunto questi, diventeranno proprio così delle forme, ecco, dei rotolini, in questo modo saranno proprio delle forme, sembrano delle forme dei petali, quindi in realtà proprio dei petali. Se volete realizzare questi petali, questi fiori in modo molto più grandi di quelli che ho realizzato io, potete lasciare tranquillamente la strisciolina in questo modo, altrimenti potete tagliarla in questo modo, come vi faccio vedere io. E potete poi incollare le estremità così, in questo modo. Quindi avete 2 piccoli petali e andate ad incollare queste 2 parti, le estremità, in modo tale che appunto diventi un piccolo petalo. Io li ho tagliati così in questo modo, quindi facendoli leggermente più piccolini e li ho dipinti, vi faccio vedere perché vanno ovviamente tutte queste striscioline vanno completamente dipinte e ve le mostro subito. Potete utilizzare tranquillamente l'acquerello, io ho utilizzato l'acquerello anche perché è più sempliciotto, diciamo, da asciugare, quindi è anche un lavoro molto più semplice, o altrimenti potete utilizzare anche le tempere. Una volta che abbiamo realizzato, diciamo, questi piccoli petali così in questo modo, quindi incollando le piccole estremità qui in fondo, o come ripeto, potete lasciare anche il rotolo in questo modo, così tagliato, diventeranno ovviamente di conseguenza dei petali più grandi. Andiamo a prendere un pezzo di cartone. Un pezzo di cartone che è appunto, io ho preso questo qui, deve essere più o meno un quadrato, sarà la nostra base d'appoggio che diventerà il nostro prato. Infatti vi faccio rivedere il mio lavoro.
Ecco, diventerà la nostra base del lavoro. Una volta ritagliato un pezzo di, diciamo, appunto, forma di quadrato, potete decidere voi, ovviamente, se è più piccolo o più grande, quindi le misure non ve le do per questo motivo, dobbiamo prendere un cartoncino verde e appoggiamo il cartoncino verde sul nostro cartone, o comunque anche il contrario, per essere più precisi. Dobbiamo ritagliare il contorno, quindi prendere la forma del nostro cartone e ritagliare questo cartoncino in questo modo. Ok, adesso andiamo a ritagliare la nostra forma. Che abbiamo ritagliato il nostro quadrato di prato, possiamo chiamarlo, prendiamo il nostro cartone e con la colla a caldo, o bambini, se avete la colla stick, tranquillamente possiamo incollare il nostro prato sul cartone. Mettiamo un po' di colla. Per bene, ok. Perfetto. E incolliamo il nostro prato. Così. Ok. Guardate, bambini. Adesso il secondo passaggio è quello di realizzare questi fiori, come vi ho fatto vedere nel mio lavoro in precedenza. Quindi questi fiori, una volta che abbiamo appunto ritagliato quindi questi diciamo piccoli pezzettini appunto diciamo di carta e quindi queste striscioline, e averle dipinte di colori che ovviamente vi piacciono, tranquillamente potete scegliere voi i colori, possiamo iniziare ad incollare e a realizzare questo, diciamo, possiamo chiamarlo così, questo disegno, questa piccola opera d'arte. Allora, bambini, prendendo il primo petalo, dobbiamo prenderne un altro, ovviamente di colori diversi, e magari così via. Io, per esempio, qui nel mio lavoro in precedenza ho realizzato questi fiori con 6 petali, quindi faccio la stessa cosa praticamente. Ne prendo 6, sempre blu. Guardate in questo modo, poi prendo uno verde, poi prendo uno arancio e un altro verde. Ok, allora adesso facciamo così, sempre con la colla a caldo li dobbiamo praticamente incollare, mettendo un po' di colla qui, ecco, prendiamo l'arancio e lo incolliamo in questo modo. Via con gli altri petali. Guardate. Ora vi faccio vedere e poi infine l'altro verde. Ok. Guardate, bambini.
primo fiore lo lasciamo un attimo da parte, poi prendiamo gli altri petali e facciamo la stessa cosa. Ok. E poi l'altro. In questo modo. Un altro fiore. Adesso, bambini, io coloro con voi altri piccoli petali. Allora, come quelli che abbiamo ritagliato, qui per esempio io ne ho altri 4 che me ne sono avanzati, tagliamo, come vi ho fatto vedere prima, delle striscioline in questo modo, quindi piegando e tagliando per metà, ecco. Poi prendiamo gli acquerelli e possiamo dipingerli. Ne faccio altri 2 gialli. Ok. In questo modo, guardate. Sia all'esterno che anche all'interno. Ok, ne faccio un altro di giallo. Ecco. Molto semplice con l'acquerello, proprio perché si asciugano, come ho detto, ripeto, molto velocemente, quindi non abbiamo bisogno di aspettare tanto. Ok. Gli altri, faccio uno arancio. Ok. Uno. Faccio rosso. Guardate.
Ok. Ne faccio altri tre, facendolo uno verde. Ne facciamo altri due. Nel frattempo che voi dipingete gli altri, quelli che abbiamo fatto prima si sono già asciugati. Quindi velocissimi. E l'ultimo facciamo blu. Ok. Ok, adesso bambini, possiamo completare i nostri fiori incollando, come vi ho detto prima, facendo ovviamente come io ho realizzato questi petali piccolini, facciamo lo stesso procedimento. Io li ho incollati con un pizzico, possiamo dire, di colla a caldo così. Ecco, e chiudendoli all'estremità per realizzare il petalo. Ok. Poi potete un po' aprirli, ok? Perfetto. Un altro fiore possiamo realizzarlo adesso, sempre stessa tecnica, quindi facciamo arancio, mettendoli tutti insieme. Ok. Ok. È un altro fiore realizzato, quindi siamo a quota tre fiori e ne facciamo un altro.
Ok. Adesso possiamo completare l'ultimo fiore. Perfetto. Ok, una volta realizzati quattro fiori, dobbiamo realizzare appunto questi, come vi faccio vedere sul mio lavoretto in precedenza, queste piccole, diciamo così, decorazioni che poi in realtà possono essere anche, diciamo, tipo delle piccole foglie, dei ramicelli di questi fiori. Come potete vedere, io ho aggiunto anche delle piccole decorazioni sui fiori, che sono queste perline qui, che adesso le vado a mettere anche insieme a voi. Allora, innanzitutto creiamo questo schema per i nostri fiori. Quindi prendiamo la nostra base, il nostro prato, e prendiamo il primo fiore. Lo applichiamo qui in basso a destra, e mettiamo un po' di colla a caldo al centro e pigiamo un po' così. Dopodiché prendiamone un altro e lo mettiamo qui sopra. Ok, poi prendiamo l'altro e lo mettiamo qui. L'altro, l'ultimo fiorellino, lo mettiamo da questa parte. Ok. Adesso, per realizzare quelli che vi ho fatto vedere, questi ramicelli, abbiamo bisogno sempre delle striscioline, dei rotoli di carta igienica, che dobbiamo, guardate, in questo modo tagliare così. Quindi lo facciamo diventare lungo. Dopodiché, come appunto vi spiegavo prima la tecnica del quilling, dobbiamo arrotolare il cartoncino, o in questo caso queste striscioline dei rotoli di carta igienica, a rotolarli su loro stessi, ecco, in questo modo. Guardate. Poi potete anche decidere di tagliare, quindi farlo della dimensione che preferite. Ecco, in questo modo, guardate. Dopodiché possiamo incollarlo vicino magari al primo fiore, in questo modo, qui. Sempre con un po' di colla a caldo, mi raccomando, fate attenzione, fatevi aiutare, e l'applichiamo in questo modo. Guardate. Adesso ne realizziamo altri. Potete anche dividerli se sono troppo grandi. Quindi arrotolare su loro stessi e fare questi disegni qua. E collegare magari ogni fiore tra di loro.
tagliamo altre striscioline. Adesso ve lo faccio vedere. È un lavoro molto molto semplice e con tanta fantasia potete realizzare qualsiasi cosa. Guardate. Adesso continuiamo ancora. Ok, ne faccio le ultime due. E adesso vi faccio vedere. Ok, guardate bambini, bellissimo. Adesso bambini, se avete, come vi ho detto, delle decorazioni, io per esempio ho delle perline, ne metto alcune proprio qui all'interno dei nostri fiori, qui. Ovviamente la colla a caldo ci aiuta anche per la velocità nel realizzare il lavoro. Ecco. Guardate bambini, ovviamente voi potete completarlo come ovviamente preferite, utilizzando anche dei cartoncini colorati. Io per esempio ho utilizzato questi qui della carta igienica perché sono facilmente modellabili, quindi tranquillamente li potete arrotolare e realizzare anche delle altre forme. Quindi bambini, spero vi sia piaciuto il mio lavoro, vi faccio vedere anche quello che avevo realizzato prima per voi. Spero vi sia piaciuto, spero di poter vedere qualche lavoretto, qualche opera d'arte realizzata da voi utilizzando questa tecnica del quilling. Grazie mille bambini, vi do e vi mando tantissimi baci e al prossimo lavoretto.